Allora, ieri hanno cominciato dove? In Liguria, a Genova. Di chi stiamo parlando? Dei farmacisti vaccinatori. Finalmente anche i nostri farmacisti possono vaccinare. Una questione, una proposta che noi avevamo seguito ormai da tempo. Abbiamo visto quali erano state le difficoltà in corso d'opera per definire questo protocollo, ma finalmente anche loro ci daranno una mano. Grazie a Roberto Tobia, segretario nazionale di Federpharma, per essere con noi. Buongiorno Tobia. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, soltanto a Genova hanno iniziato, è stato preso come esempio anche in altre aree d'Italia, oppure veramente i primi sono stati loro? Beh, allora, l'accordo della Liguria era un accordo diverso rispetto a quello che è stato invece l'accordo a livello nazionale tra il governo, la conferenza delle regioni e Federpharma, che ha portato a questa grande novità della vaccinazione in farmacia ad opera dei farmacisisti. Un accordo diverso, quello della Liguria, dove si stanno effettuando le prenotazioni, nel quale le farmacie ricevono dalla distribuzione delle AST i vaccini da consegnare ai medici di famiglia che utilizzano la farmacia per la conservazione dei vaccini. Invece, per quello che riguarda l'accordo nazionale, che io credo rappresenti una svolta epocale per la farmacia, per il ruolo della farmacia sul territorio, ma anche e soprattutto per i cittadini, ecco, credo che questo accordo che permetterà in farmacia, come già prevedeva la legge di bilancio, ma soprattutto ad opera del farmacista, la vaccinazione anti-Covid. Un accordo che ci avvicina a grandi passi verso l'Europa, dove 14 paesi su 28 già da tempo vaccinano. Infatti. Dove, come in UK o come in Francia, i farmacisti vanno addirittura al domicilio del paziente per effettuare la vaccinazione anti-Covid, e questo dà la dimostrazione del fatto di quanto l'Italia ha necessità e quanto i cittadini abbiano necessità, qualora ve ne fosse ancora necessità di dimostrare, del sistema delle farmacie in Italia, che rappresenta davvero la prima porta d'ingresso del cittadino nel mondo della salute. Questo non c'è dubbio, con la presenza territoriale, con il rapporto, ma da sempre il farmacista insieme al parroco, al sindaco, no? Sono quelle autorità di riferimento della comunità, è da sempre così, quindi non scopriamo niente di nuovo. Allora, come funziona il vaccino in farmacia e poi chi si può vaccinare in farmacia? Tutti? Allora, in farmacia si potranno vaccinare i soggetti non fragili, i soggetti che non hanno particolari patologie, a seguito dell'anamnesi che verrà fatta dal farmacista con un questionario rivolto al soggetto che si deve vaccinare, che sarà comunque un soggetto che sarà incluso in quella fascia di età indicata dal piano vaccinale del commissario Figliuolo. Si farà l'anamnesi da parte del farmacista, si sarà l'inoculo, ci sarà anche un tempo di osservazione di 15 minuti nel quale il soggetto vaccinato sarà osservato per l'eventuale quanto remota possibilità di una reazione allergica al vaccino. Su questo bisogna fare una considerazione chiara: il vaccino è un farmaco ed è sicuramente un farmaco tra i più sicuri, perché se guardiamo alla possibilità di reazioni avverse di altri farmaci che magari dietro la prescrizione del medico consideriamo farmaci di uso comune, quali un antibiotico, ecco, sono molte di più le possibili reazioni avverse dopo l'assunzione di un antibiotico rispetto alle reazioni avverse possibili dopo l'inoculo di un vaccino. Anche rispetto all'AstraZeneca, così mi esercito a dirlo, che ora cambia nome, che si chiama Vaxzevria. A me sembra tanto russo, farà concorrenza allo Sputnik, però vabbè, questa è una battuta. Infatti c'era la questione che insomma i medici non erano convintissimi, no, di lasciare il farmacista da solo a vaccinare, cioè della presenza comunque di un medico, però giustamente se già vengono tolti i più fragili per quanto riguarda le altre reazioni, e ha fatto benissimo a ricordarlo Tobia, un antibiotico, altri farmaci banali, io dico banali, poi nessun farmaco è banale, però altri farmaci che ordinariamente prendiamo anche senza prescrizione medica, anche quando ci vorrebbe, dobbiamo prenderli dietro prescrizione medica, lo so, però sappiamo dietro prescrizione medica.
E lei ha perfettamente ragione, però sa che poi gli italiani lo fanno anche, non è che glielo vendete voi, ma casomai in casa usano quello della, certo. No, ecco, è per questo che poi si arriva a avere questo abuso di farmaci anche senza prescrizione medica. Insomma, quelli li prendiamo tranquillamente, forse perché il bugiardino non lo leggiamo mai. Esatto. Il farmaco non è un bene banale, il farmaco è qualcosa che va assunto soltanto se ve ne è la necessità, va assunto dietro la prescrizione del medico. In Italia abbiamo un problema che è quello dell'antibiotico resistenza, giusto per comprendere meglio quello a cui facciamo riferimento, che è un problema che si presenterà seriamente nei prossimi anni, che già si è presentato e ha fatto capolino nel nostro paese in questi anni, e Federpharma è impegnata anche sotto questo punto di vista a livello europeo per trovare soluzioni idonee per evitare quello che potrebbe essere davvero un gravissimo problema per il nostro paese nel prossimo futuro. Farmacisti Novax se ne sono contati tra di voi? No, dalle notizie, diciamo, per le vie brevi non mi sembra. Diciamo che la vaccinazione dei farmacisti in Italia, anche se a macchia di leopardo, come avviene in un paese che purtroppo per il titolo quinto è un paese che va a 21 velocità diverse anche dal punto di vista sanitario, ecco, ci dice che di fatto la totalità dei farmacisti è stata vaccinata, tranne piccole sacche ancora di resistenza, che non dipende sicuramente dalla non volontà di vaccinarsi ma dalla indisponibilità dei vaccini, che si sono verificate un po' nel Veneto, un po' in altre regioni, però ormai diciamo siamo quasi al finire della campagna vaccinale per i farmacisti. Su questo mi permetta di fare un'aggiunta. Certo. Bisogna vaccinare anche i collaboratori di farmacia che stanno insieme a noi, rischiano insieme a noi tutti i giorni di essere contagiati e soprattutto di essere fonte di contagio involontario nei confronti dei nostri pazienti. Quindi prima di cominciare la vaccinazione sarà necessario che tutti i collaboratori di farmacia vengano vaccinati. Beh certo, questo per forza, non è che il Covid dice ah scusa te sei farmacista sì, te esatto. Non sei farmacista no, l'ambiente è quello. Tobia, io spero, mi auguro, credo che anche voi sarete coperti dallo scudo penale per il vaccino. Certo, certo. Questo è giusto, certo. Come ovvia e dovuta dovrebbe riguardare la totalità dei soggetti abilitati alla somministrazione del vaccino, l'inoculo del vaccino. È giusto così. Grazie Roberto, certo. Tobia, segretario nazionale, grazie di Federpharma. Buon lavoro Tobia, grazie a tutti voi.